all'amico Peppino Sunzeri per una poesia che si chiama La vita. La vita. Che cos'è la vita? La vita è uno spazio di tempo dove si nasce, si cresce, si ama, si muore. Ma in tutto questo spazio di tempo si racchiude in una sola parola. Amore per la vita che tu mi hai donato. Grazie mamma. Grazie a lei, si mette qui, un passo indietro. Nello Feniano, un passo avanti. Buonasera, una cosa la voglio dire pure io. Un napoletano che recita in siciliano. Sono molto orgoglioso di essere siciliano e principalmente di Termini Imerese. Ho finito. La poesia. L'amore. Aracio, aracio, canto una canzone. Pannamorato di le mie cuore. Mi nesce luciato e parole d'amore. Come sboccia nelle ciuri o tu passare, vedda come una santa dall'altare, l'occhi pittia è un paradiso sul nuguale, chi sta muri viene di lume core, come l'alba quando spunto sole, pittia io facessi cose strane, come cantare la mattina sia, come nascendo dalla finestra tua, buongiorno amore mio, buongiorno amore. Grazie! Il più giovane della compagnia, un superlo cascio. Il microfono lo vuole tenuto, se lo tiene da solo. Ancora lo regge mai il microfono. E questo ci fa piacere, un applauso al superlo. Passa la mattina al circo scrivendo sempre poesie. Dette Momolo e Battista. È l'espressione di un termitano, il ciò che vede. Voce! È l'espressione da un termitano, il ciò che vede e sente nell'anima. Un paraneso, un panorama terminese. Affacciato per vedere, sotto cielo, stella luna, aspetto che fa giorno e spunto sole. Do golfo, si ci specchia luna, i stilli ci fanno compagnia. A resacca, avanza e si ritira, e vagna praia, usciamo l'urumare, chiamano per vedere la serpentina, o pescatori mette a barca al mare, i sannuvera e billabune, azzicca a sottovento, a prua e va a ponente. E l'alba sta spuntando sole, l'arcobaleno abbraccia San Calogero, a cupola Sant'Usso, lo turraggio e l'occhicente a marina è come una cartolina. E ora che si fece giorno e sogno tutto solo, io venivo terminese, cantate con c'è golfo e panorama come questo paese. Bravo! In via del tutto eccezionale un superlore raddoppia. Faccio raddoppia? Quando l'apparenza inganna, passando una moneta, vitti una bella peciutella. Era una pupa così bella, che solo a tagliare poteva stare in dall'altare. Mi innamorai e mi ci spiegai, me lo fici un compatto, lontano da cercare e manco la toccare. Io pensai, gente onesta, venne un giorno, un matrimonio, gran festa che ci fu. La prima sera, un letto scuro la trovai, aveva una camisa lunga, un buco a finestrino, un bel pensiero curò, e io si rallerò. Ma tu manna luce, in te è una gran voce, picchi, picchi, ma un cometto tempo di rapere la bocca, che se le va parrucca. Mi venne un dolore in mano manca, aveva protesi in talanca.
io pensai, un nipi vigni, aveva proprio senza nini. Pare che mi avessero fatto un malocchio, aveva proprio senza un occhio. A pensare da cupa come che era, buttava pure l'intera. Dico, mi dici, vero amore, che vedo tu là? Arrivarono davanti a porta un parente mi domanda, come finì? Finì che mi innamorai da bella cuba che non solo mani con la sua. Perché io me lo fece lo pazzo, era un fisso che come un fisso lo pazzo la toccare, come un fisso che ingaggiare. Benissimo, bravo, bravo, si vede che è un veterano. Ed è una persona che se ne intende di donne, evidentemente. Questa la tengo a lei, che già ce l'ho qua io. Grazie. Si metta qua, sono io. Cirà Vincenzo. Prego. Un passavolo. Qua il problema non c'è perché l'altezza la vedono dappertutto. Comunque facciamo pure un passavolo. Grazie. La poesia è intitolata l'amicizia. Amicizia come l'amore è un volersi bene, malgrado i difetti, quando le cose le guardi col cuore e non con la mente. Facile essere amici quando c'è da ridere e scherzare, andare a divertirsi e mangiare, nell'incomprensione, nella vita, nel bisogno, ti accorgi chi ha recitato e per mera convenienza ti stava accanto, e chi invece ti ha voluto bene veramente. Da questa analisi ho capito che con le persone a cui è bene, ci devi litigare almeno una volta nella vita per capire chi ti vuol bene. Grazie. La signora Rosa Preiti, vento d'autunno. Un applauso anche per lei. Deve il sole d'autunno e tutto diventa scuro. Le nuvole coprono l'azzurro del cielo. Il vento tempestoso fa cadere le foglie e i rami si spogliano. Nei prati non c'è più verde. Tutto rimane all'oscuro d'autunno. Il mormorio del vento rimane nella notte oscura. Gli occhi si aprono di lacrime come una rugiada che scende. La mente è piena di ricordi lontani. Il vento porta via quell'amore di baci, di carezze, il sorriso di mamma che si appoggia al petto del proprio figlio. Non c'è amore più bello che si possa dire mamma, che rimane nel cuore di tutti i figli. Appassionato nella notte, attraverso le finestre, sentivo il mio cuore battere forte intorno all'universo, che il bosco, il cielo, i cespugli, il vento non smetteva mai, con voce altissima, gridando in preghiera, pronunciai, mamma, sei l'unica al mondo in cui posso appoggiarmi. Grazie. Bravo! Ne manco un altro. Questo è talmente geloso che si è guardato bene di consegnarmele prima. Tito La Paglia. Non è solo quello, cioè quella del Milite Ignoto, no? Io pensavo che ne avesse qualcun altro. Mi hai fregato, se sapevo questo non ti avrei tolto questa pesce. Comunque, è come se l'avessi detta tu. Adesso diamo la possibilità anche a un'altra signora, anche se non è socia, ha voluto gentilmente, come l'anno appena trascorso, di deliziarci anche lei con una poesia. La signora Civiletti Agata. E la moglie ovviamente di un socio. Ah, se dovesse succedere che prima che noi andiamo in pubblicazione con queste poesie che abbiamo raccolto, ci sono delle signore come la signora Caterina oppure qualcun'altra che nel frattempo diventerà socia, noi ci sentiremo obbligati, ed è giusto ed è corretto, inserirli anche nell'opuscoletto.
non faremo cose diverse, perché faremmo un torto a tante altre persone che, pur non essendo soci, ha la passione della poesia, di cui li conosciamo parecchi. Non possiamo fare una discriminazione tra chi e chi è A, tra A e B. Noi non faremo una discriminazione. Ciò che andiamo a fare nei dettati, deliberati, noi a quello ci atteniamo sempre rigorosamente. La signora Agata. Grazie. Allora, io ho scritto, diciamo, poesie, ma sono più che altro stati d'animo. E la prima risale alla mia giovinezza, quando ero giovane. La voglio leggere. Quando ero giovane. Il rosario. Scusate. Le ore che ho trascorso con te, amor mio, sono nel mio cuore un rosario di perle che io sgrano ad una ad una, una ad una. Il mio rosario, il mio rosario. Ogni ora una perla, ogni perla una preghiera. Per colmare un amore che l'assenza tortura, io sgrano perla per perla tutto il mio rosario e vi trovo alla fine una croce sospesa. Oh, i ricordi che bruciano e che consolano. Oh, sterile vittoria e amari rimpianti. Io bacio ogni perla e cerco di imparare a baciare la croce. Avevo 17 anni. Questa invece era molto più vecchia. La crepa. In ogni cosa c'è una crepa. Ma è da lì che entra la luce della vita. Nel muro c'è una crepa ed è da lì che esce una lucertolina. Nel terreno c'è una crepa ed è da lì che esce una formichina. In ogni cosa c'è una crepa, ma è da lì che entra la luce della vita. Dalla ferita esce il sangue, dal rubinetto esce l'acqua, dal cielo esce il sole, dalla pianta esce il fiore. In ogni cosa c'è una crepa, ma è da lì che entra la luce della vita. Nel tuo cuore c'è una crepa, ma è da lì che devi far entrare il sole, l'amore e la gioia, la luce della vita. Grazie. E allora, prima di premiare gli amici qui che ci hanno deliziato, ci hanno messo nella condizione di conoscere, anche come qualcuno poco fa ha detto, il loro stato d'animo, che comunque sono anche delle ispirazioni che provengono da di dentro, avrei il piacere, l'abbiamo già fatto un'altra volta, lo rifaremo anche questa sera, abbiamo preso l'impegno e quando prendiamo gli impegni cerchiamo di mantenerli. Qui stasera c'è un socio che fa gli anni, non diciamo quanti, ma non per scaramanzia, perché è giusto o non è giusto. Non spetterà a me dire quanti anni, però gli facciamo un calorosissimo applauso, che è l'amico e segretario del circolo Andrea Pileri. Bravo! Adesso passiamo alla tradizionale consegna dei ricordi della serata, non del primo, del secondo, del terzo premio. Questo glielo consegniamo a Vincenzo Cirani. Piccolissime cose, Feniani, fratello, gli altri, segretario, premi gli altri al signor. Ora ce la facciamo la foto, con tutti insieme. Questo è... Ora facciamo la foto tutti insieme. Ah. Allora, ci facciamo la solita foto. Cerchiamo tutti, eliminiamo qualcuno, no, è vero. Grazie a Salvatore Armamonte per la gentile collaborazione, grazie e una buona serata, alla prossima!